Buongiorno ragazze, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo video. Oggi voglio mostrarvi come ho preparato in casa il frappuccino di Starbucks in edizione limitata, edizione unicorno. Ebbene, se avete sentito bene, ho provato a farlo in casa, è uscito bene e quindi ho detto perché non condividerlo con le ragazze. Partiamo subito dagli ingredienti. Per prepararlo servirà il gelato. Io ho scelto il gelato alla panna, però voi potete prendere quello che più preferite. Un po' di ghiaccio, 2-3 cubetti sono più che sufficienti. La panna da montare o la panna spray, questo è un ingrediente non fondamentale, potete metterlo oppure potete fare a meno in base alle vostre esigenze. Un goccio di latte giusto per ammorbidire più velocemente il gelato, un po' di cioccolato bianco e ovviamente per andare a colorare il frappuccino serviranno i coloranti, il colorante rosso e il colorante blu. Per prepararlo è veramente semplicissimo, bisogna soltanto andare ad unire tutti gli ingredienti in un frullatore e frullarli. Super veloce, super facile da fare, ma bellissimo veramente da vedere, specialmente perché è tutto colorato ed è anche molto molto divertente andare poi ad assemblare il tutto. Comunque vado semplicemente a riempire il frullatore con un po' di gelato. Per quanto riguarda le dosi vado ad occhio, aggiungo il gelato, aggiungo un po' di latte, i cubetti di ghiaccio e vado a frullare il tutto. Dopo che il gelato si è ammorbidito un pochettino, vado semplicemente ad aggiungere il colorante e aggiungo il colorante rosso. Ne metto un pochettino per andare a trasformare completamente il colore da bianco a rosa. Volendo potete farlo anche di altri colori, però io ho voluto riprodurre al 100% quello di Starbucks e quindi l'ho fatto rosa. Gli ingredienti sono leggermente diversi, io l'ho rivisitato in chiave italiana. Starbucks utilizza ad esempio il gelato al mango. Una volta comunque che il frappuccino è pronto, vado semplicemente a colorare il cioccolato bianco, quindi prima sono andata a sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria e poi sono andata ad aggiungere il colorante blu. Per avere questo effetto sfumato su tutta la tazza ho semplicemente sciolto del cioccolato bianco, visto che comunque resta attaccato per bene alla tazza e non cola come ad esempio magari il latte, e quindi l'effetto mi piaceva molto. Sono andata quindi semplicemente a prendere il cioccolato bianco, che però è diventato azzurro, e sono andata insomma a metterlo un po' a caso. Vedete, non c'è una tecnica, insomma, così a caso con una spatola ho spalmato un po' qua e là nella tazza e voilà, questo è il risultato e già così mi fa impazzire. E poi vado semplicemente a versare il frappuccino nella tazza. È veramente semplicissimo, come avete potuto vedere, si prepara in meno di 5 minuti ed è buonissimo. E poi vado a mettere anche un po' di panna montata, questo è un passaggio che potete tranquillamente saltare. Io ad esempio preferisco il frappuccino senza panna, però visto che ho voluto riprodurre il frappuccino di Starbucks ho voluto fare le cose per bene. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Se provate a rifare questa ricetta mi raccomando taggatemi su Instagram, mandatemi una foto privata in direct dove volete, sono curiosissima di vedere i vostri risultati. E mi raccomando, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, mettete un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto e restate sintonizzate fino alla fine del video, perché vi faccio vedere cosa ho combinato mentre stavo facendo le riprese, è successa una cosa, quindi se volete farvi due risate guardate fino alla fine del video. Vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!